Buonasera al pubblico presente, ai familiari, alla moglie e ai figli del luogotenente Ignazio Mammino. Proprio questa sera, prima di dare inizio al consueto Consiglio Comunale, riteniamo giusto, doveroso e anche piacevole salutare il piacevole perché è stato il comandante della nostra stazione dei carabinieri, il luogotenente Ignazio Mammino, che oltre ad essere il comandante, e devo dire rispettato da tutti, è stato anche una persona che ha saputo farsi ben volere, dall'animo dolce, dall'animo gentile. Chi l'ha conosciuto bene ha avuto modo di apprezzarne tutte le qualità che magari chi l'ha visto solamente come uomo dello Stato, uomo in divisa, magari non le ha apprezzate. Noi che, io in modo particolare, ma tutti gli amministratori, penso anche coloro che prima di me hanno amministrato questa città, hanno avuto modo di conoscerlo bene e quindi hanno apprezzato tutte queste qualità che lui ha. Noi siamo contenti che lui vada in pensione, però ci spiace veramente perché la città è stata in questi 28, e non sono pochi, 28 anni in cui lui ha comandato la stazione di Carabinieri di Rivarolo, è stata, devo dire, mantenuta, controllata, in perfetta sicurezza. Tutto cosa è avvenuto, piccole cose che avvengono in tutte le città, lui le ha sempre controllate e ha sempre risolto ogni situazione. Lui naturalmente, con lui tutti gli uomini del comando, gli uomini della compagnia di Ivrea, ma in modo particolare della caserma di Rivarolo, che hanno sempre lavorato per la sicurezza di tutti noi. Quindi questa sera noi vogliamo dirle grazie a nome mio personale, a nome della città di Rivarolo, a nome di tutta la giunta comunale, di tutta l'amministrazione comunale, ma in modo particolare a nome di tutti i cittadini rivarolesi e non solo, perché oltre a Rivarolo ha lavorato anche nei comuni vicini. Quindi grazie per quanto ha fatto in questi lunghi anni. Io penso che, magari poi ce lo racconterà direttamente lui, in questi lunghi anni avrà visto anche cambiare tante cose, ha visto crescere dei bambini che sono diventati uomini, ha visto di cambiare la città, ha visto in me anche delle cose, diciamo così, meno belle, ha visto che il tessuto, magari nelle nostre fabbriche in parte hanno chiuso, ha visto delle difficoltà anche dal punto di vista sociale, sicuramente avrà dovuto operare anche in quella direzione. Ha visto cambiare la città e cambiare il mondo, quindi sono stati 28 anni di evoluzione continua e lui l'ha sempre gestiti, come ho detto prima, nel miglior modo. Quindi, ripeto, il ringraziamento della città di Rivarolo per quello che il comandante, il luogotenente Ignazio Mammino ha fatto. Tra l'altro già nel 2009 lui aveva ricevuto l'onorificenza di cittadino benemerito della città di Rivarolo proprio perché già per queste motivazioni. Quindi ancora grazie e mi permetto di donare a nome della città di Rivarolo una targa in ricordo di questi anni al comando della stazione della città di Rivarolo, al comando, al controllo della nostra città. Ecco, luogotenente, questo piccolo ricordo che la città vuole fare per dirle grazie. Attestato di gratitudine, l'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese è lieta di conferire un riconoscimento per il servizio svolto con dedizione e competenza in favore della comunità, prestando la propria attività lavorativa presso il distaccamento Regione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta, stazione di Rivarolo Canavese. Rivarolo Canavese, 29 luglio 2021. Grazie. Grazie Sindaco.
Interrompiamo un attimo il Consiglio Comunale per dare modo al comandante Mammino di la parola. Prego. Buonasera a tutti, grazie Sindaco, grazie amministratori, grazie a tutti quanti. Io sono commosso ovviamente perché è giusto che sia così. Dopo tanti anni di Rivarolo e tanti anni di carriera si cambia vita. È un traguardo che tanti definiscono bellissimo, io forse un po' meno perché ci arrivo anche a 60 anni, se no vado via anche per questo, non vado via perché ne ho 30, ma quando sono arrivato qua questo non ne avevo mai, adesso ci sento. Quindi a parte gli scherzi. Mi vengono in mente tantissime cose, si parte da quando quel 26 di maggio del 1980 di sera partivo col treno per raggiungere Chieti, che è stata la mia prima destinazione, dove ho fatto il corso da carabiniere ausiliare. Da lì dopo il corso sono sceso in Sicilia, ho fatto a Licata, provincia di Agrigento, 10 mesi di servizio, per essere poi trasferito a Roma. A Roma ho fatto servizio alla stazione San Paolo, fuori del Mura, e dopo 15 mesi avevo fatto il concorso, quindi il concorso con la scuola ufficiale, sono andato prima a Bellente e dopo a Firenze. Da lì sono arrivato a Torino già a giugno del 1984, 16 giugno, e dopo un anno passato alla stazione Pozzo Strada, ricordo che il comandante del maresciallo Mura, che aveva comandato Rivarolo tanti anni fa e che poi in pensione è venuta proprio a Rivarolo, adesso sarebbe mancato per anzianità, quindi mi aveva già preceduto, sono stato con lui un anno e 5 ne ho fatti al nucleo delle mobili, di cui 2 come comandante di squadra. Poi nel 90 mi sono anche sposato e sono stato trasferito al comando della stazione Cantoira in Val di Lanzo, un paesino piccolo di montagna dove è nata mia figlia. Dopo, dal 9 marzo del 1993 fino al prossimo 21 di agosto, al comando della stazione di Rivarolo Canavese. Questo è stato un comando per me, potrei dire un po' difficile, ma io dico bellissimo. Sono periodi bellissimi che ovviamente mi rimarranno sempre nel cuore. Ho sempre avuto un rapporto particolare e bello con tutti, con gli amministratori, con la gente, con la popolazione in genere. Anche con chi è dall'altra parte della barriera, perché bisogna avere nella vita la cosa importante, il rispetto di tutti. Questa è il segreto di tante e tante cose. Non si può avere un comando con la prepotenza, ma si ha con rispetto, e questo è importantissimo per tutti. Questo non sta a me giudicare se io ho fatto o meno, sta agli altri ovviamente, quindi io dico così, non puoi sta agli altri giudicare se l'ho fatto anch'io oppure no. Dicevo, in questi anni ci sono stati tanti bei momenti, ma anche momenti difficili, momenti in cui sono successi dei fatti molto gravi, problematiche, e poi con impegno, con passione, con l'aiuto di tanti siamo, grazie a Dio, riusciti sempre a portarci avanti e a risolvere ogni cosa. Uno dei primi fatti importanti che mi è capitato, forse i più giovani non lo ricorderanno, sicuramente sì, è il caso Vecchia. E poi da lì tantissimi altri fatti, perché in 28 anni e mezzo ne sono successe tante, fino all'ultimo epilogo purtroppo di Corso Italia, che si è concluso come tutti ben sappiamo. Io non andrò via dal Canavese, però qua, quindi ci potremo sempre incontrare, sarò sempre qua e ovviamente non sarò più il comandante della caserma dei carabinieri, però sono sempre per tutti un amico. Questo spero che possa essere compreso e che sia altrettanto dagli altri. Ringrazio l'amministrazione di Rivarolo, così come le altre 3 amministrazioni che fanno parte della mia caserma, tutti i comandi dei vigili, di tutti i colleghi che mi sono stati al fianco in questi anni. Avrei serie difficoltà a ricordare di quanto personale ho avuto in tutti questi anni, mi sembra impossibile ricordare.
Di altro, non so, sono un po' magari anche un po' emozionato, però voglio solo dire a tutti quanti grazie, grazie di cuore. Chi è il luogotenente Ignazio Mammino. Grazie ancora. So che alcuni componenti del Consiglio Comunale hanno il piacere di salutarla, quindi lascio a loro il microfono, iniziamo da Fabrizio Bertotti, che naturalmente ha avuto rapporti più stretti con lei, essendo stato sindaco della città. Comandante Mammino, io sono appunto avendo condiviso con lei una parte importante della mia vita, mi sono reso conto adesso sentendo le sue parole che all'incirca la sua esperienza arrivano a conciso settimana più settimana meno con l'inizio della mia attività politica, e quindi devo dire che mi ha accompagnato nel vero senso della parola, soprattutto negli anni in cui ho avuto l'onore di guidare questa città, gli anni quindi di scelta difficile, ricordo il passaggio dalla compagnia della Ria a quella di Ivrea, i nuovi fatti di cronaca, la famosa rapina di Ivrea, sono momenti di difficoltà che giustamente chi è un'istituzione, questo sindaco condivide il mio pensiero, sa che nell'ambito della collaborazione, insomma sappiamo benissimo che il comandante di compagnia, il sindaco e il parroco sono quelle persone che alla fine si confrontano per la gestione di quella che è la città, oltre il semplice concetto di amministrazione, e che porta molte volte, nel nostro caso, a maturare anche delle amicizie che rimangono tali umanamente parlando. Io volevo augurarmi che i suoi 28 anni di parola possano costituire un esempio tale per cui mi auguro che tanti giovani di Rivarolo vogliono, grazie a quello che hanno visto fare da lei nell'ambito della sua attività sulla città, che scelgono una carriera presso l'Arma dei Carabinieri, perché sono convinto che persone come lei, prestando con onore e spirito di servizio la sua attività sul territorio di Rivarolo, possa costituire una sorta di invito a quanti vogliono, e di esempio a quanti vogliono iniziare la difficile carriera nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, che lei ha avuto l'onore di rappresentare, penso, al meglio proprio della città di Rivarolo. E di questo a noi mio, ma di quanti allora hanno amministrato con me la città di Rivarolo, bisogna interpretare il pensiero anche di tanti, mi unisco appunto alle parole del sindaco, appunto ringraziando per tutto quello che ha fatto. Grazie Presidente, vabbè, io non è che sono un po' più emozionato di lui. Sono contento per te, posso dire, a 60 anni
noi abbiamo 75-80 anni. Adesso però ti aspetto una tessera della sessione Carabinieri e sto vabbè, sono contento e ringrazio perché è sempre venuto la squadra unita, qualsiasi gruppo c'era in caserma i ragazzi erano sempre uniti e questo è fondamentale perché ha individuato che cos'è una squadra, non come quella del calcio che lì pecchi un po', però però ha individuato cos'è una squadra, ha aiutato noi a crescere, noi dell'associazione, la caserma, tutti quanti, è veramente importante. Grazie. E mi sono invitato ad arrivare al consiglio dopo ho avuto un'intervista, oltretutto un po' il fiatone a causa dell'età, ho fatto le scale di corsa e ho un'età pari agli anni di servizio, al servizio dello Stato del luogo tenente bambino, 40 anni, mi ha fatto qualcuno di più e non voglio rubare molto tempo al consiglio, ovviamente mi allaccio a tutto il discorso che condivido in pieno, tutto il discorso che ha fatto iniziare il sindaco. Sul centro presenziale non ho avuto modo di leggere i documenti che ci sono stati forniti, quindi non posso che ringraziarlo per il suo appunto 40 anni al servizio dello Stato, quindi come già stato detto molte volte, 28 in Rivarolo, comandante della stazione di Rivarolo, e quindi non posso che augurare a questo punto una meritata pensione. Grazie a tutti. Però comunque la ringrazio sicuramente a nome del nostro gruppo consigliare, di Marina in prima persona e un augurio di una pensione lunghissima. Grazie. Anche io per il gruppo di maggioranza appunto voglio fare i miei complimenti, i miei auguri a Mammino per questo traguardo e ringraziarlo per il servizio svolto per la città di Rivarolo. Essendo ovviamente più nuovo rispetto agli altri consiglieri, non ho molti ricordi a livello amministrativo, più che altro come cittadino, ma comunque anche una parentela nell'Arna come pronipote del maresciallo Cugnoglio, che è stato famoso appunto in questa città. Grazie ancora. Grazie. Ecco. Prima di riprendere il Consiglio Comunale, volevo solo dire due parole velocissime. In queste circostanze normalmente si dà la targa, si ricorda tutto quello che è stato. Io invece vorrei fare gli auguri per quello che sarà, perché quando si passa da una vita così intensa, poi dopo non avendo più la sveglia che suona, il telefono che suona, da dover rispondere, da dover correre, forse inizialmente uno si trova un po' a disagio, però l'augurio che gli faccio è che usufruisca di questo tempo che ha davanti per riposarsi e ne ha anche bisogno. Grazie. Grazie per me. A favore di giornalisti, magari facciamo una foto tutti i consiglieri comunali insieme.